Luigi è tipico di quello che poi succede nel Nalug. C'è Ettore che è qui, insomma, vicino a noi, che ci dice: oh ragazzi, ma da noi in Enea c'è un PhD che sta facendo una cosa figa. Ma Ettore, di che si tratta? Aspetta, però questo è il PDF. Vuoi aprire il senso? Sì, con la testa. Yeah, ma non ho detto che ci devi pensare tu, poi se ne va, se ne fugge. E, no, dicevo, Ettore ci contatta, Ettore comunque è il nostro socio da tempo, ci scrive nella chat, dice, c'è un PhD che c'è qui in Enea, sta facendo una cosa figa. Di che cosa si tratta? No, è uno strumento per tenere traccia delle polveri sottili e lo sta facendo con Raspberry Pi. E il programma che ci gira è in Python, giusto? Ed è distribuito con licenza libera al quale quindi possiamo tutti quanti accedere. Allora, quando Ettore mi ha detto questa cosa, noi abbiamo fatto gli occhi al cuoricino. Abbiamo detto, no, questo ragazzo deve venire qua e ci deve rendere partecipi di quello che sta facendo. Ora, vabbè, metti il tuo schermo. Sì, io volevo giustamente dire, anche se siamo andati lunghi con Rosario, non ti preoccupare, prendi di più il tempo che vuoi. Ok, poi stessa cosa, preavviso anche Marcello, dove sta? L'ho visto poco fa. Se non ti sei fuggito Marcello, che è il giocatore che viene dopo, quindi andate con comodo, non vi preoccupate. Sì, vabbè, noi a Centro di Cittadina di Portici ci occupiamo di un tema che sta prendendo molto piede, quello del monitoraggio della qualità dell'aria. Sente molto spesso questo problema della qualità dell'aria, del riscaldamento globale, eccetera, eccetera. Stiamo valutando dei oggetti OT che possano essere usati per monitorare puntualmente la qualità dell'aria e c'è un mercato nascente molto forte di oggetti che servono per le polveri sottili. Quindi vi mostreremo un esempio di come è facile poter accedere a questi oggetti e cosa sono capaci di fare questi oggetti per misurare le polveri sottili. Luigi Bade. Allora, salve a tutti, dopo la presentazione che mi hanno fatto Marco ed Ettore, aggiungo poco, vi dico che sono un dottorando del Dipartimento di Fisica della Federico II e il mio dottorato è un dottorato industriale sponsorizzato da ST Micro Electronics in collaborazione tra Federico II ed Enea, per l'appunto. Il dottorato si occupa della realizzazione di nuovi dispositivi per il monitoraggio della qualità dell'aria, come ha anticipato Ettore, in particolare sia per quanto riguarda il ramo del controllo dei gas, sia per quanto riguarda questo delle polveri sottili. Io qui adesso vi ho portato, come ha anticipato Marco, un'applicazione di come si può creare con degli oggetti a bassissimo costo un monitor per tenere traccia di quelle che sono il PM che ci circonda e quindi le polveri sottili che abbiamo intorno. Quindi in questa presentazione che cosa andremo a vedere? Prima vi andrò a definire che cos'è il PM e quindi vi dirò cosa si intende con questa parola. Andremo a vedere quali sono gli strumenti per misurarlo ufficiali, governativi e non governativi. Parlerò in particolare di una classe di strumenti che sono gli OPC, Optical Partial Counter. Su questo principio sono fondati appunto i sensori low cost, su questo principio. Poi parleremo di questa applicazione con Raspberry Pi e un sensore low cost che ho voluto chiamare Air Quality Monitor e vi ho portato qualche esempio di qualche misura che ho fatto in giro con questo dispositivo. Allora, per particolato PMX, che cosa si intende? Si intende la concentrazione di tutte le particelle che sono sotto a un diametro specificato in micron. Quindi ad esempio PM10 sono tutta la frazione di quelle particelle che sono sotto i 10 micron. Ad esempio invece per il PM2,5 che è anche utilizzato dalle agenzie governative, si intende la frazione di particelle che sono sotto i 2,5. Qui nella foto a destra ho voluto riportare un po' le dimensioni a confronto con quello che è un capello umano. Quindi vediamo che queste particelle sono piccolissime. Perché è molto importante studiarle? Perché queste hanno un effetto sulla salute umana. Infatti, in questo grafico a destra, ho riportato dove si depositano le particelle in base alla loro dimensione. Come possiamo vedere, le particelle intorno ai 10 micron si fermano a livello della trachea e quindi possono andare ad irritare le mucose, mentre quelle di più piccole, di 2,5 o anche inferiori, sono molto pericolose perché possono arrivare ai polmoni e in particolare agli alveoli, dando problemi respiratori o patologie respiratorie come può essere l'asma o cancro ai polmoni. Ovviamente la pericolosità
la definizione di particolato considera solo la dimensione, quindi prescinde dalla composizione chimico-fisica delle particelle, e la pericolosità ovviamente è anche dovuta a questo. Infatti, ad esempio, se il respiro del polline sarà molto meno dannoso che se il respiro dei fumi industriali. Però l'Istituto Superiore di Sanità ci informa che trovano una correlazione all'esposizione ad alti tassi di particolato con le patologie appunto respiratorie. Ma quali sono le sorgenti di questo PM? Beh, possiamo categorizzarle in due grosse categorie, che sono quelle outdoor, quindi quelle che andiamo a trovare all'esterno, e quelle che sono indoor, che si trovano negli ambienti, ad esempio come questo, nelle normali case, nelle università, negli uffici e in tutti quegli ambienti chiusi. Allora, tra le sorgenti outdoor, come vi dicevo, si trovano le emissioni industriali e il traffico veicolare, che l'Istituto Superiore di Sanità testa al 60% della concentrazione globale di PM presente nell'ambiente. Ma ci sono anche altri fattori, come possono essere le polveri prodotte dai cantieri edili, il riscaldamento domestico e l'energia in particolare, combustione di biomasse, oppure fenomeni naturali come possono essere le eruzioni vulcaniche o prodotti dovuti all'agricoltura, alla fiorescenza e così via. Invece, come sorgenti indoor troviamo ad esempio i fumi da cucina, tipicamente fumi di sigaretta dove ci sono ambienti in cui si fuma, o ad esempio deodoranti, solventi e evaporazione di quelle che sono tutti i prodotti chimici per la pulizia della casa in genere. Qui ho voluto riportare nella slide un po' quelle che sono le normative previste in Italia. In Italia le normative sono previste su misure di concentrazioni che durano 24 ore, ovvero ogni giorno lo strumento ufficiale dell'ARPA, che è l'agenzia regionale che si occupa della protezione ambientale, ci dà una misura. E quali sono i limiti in vigore oggigiorno? Beh, in un anno il PM non deve superare mediamente i 25 microgrammi, il PM10 non deve superare i 40 microgrammi, ed il PM10 viene dato anche un limite giornaliero, che è di 50 microgrammi. Ebbene, quando questo viene superato più volte, allora scattano delle misure preventive, come può essere quella del blocco del traffico che sentiamo spesso ai telegiornali. Precisamente quando vengono superati 11 giorni consecutivamente questa soglia, scattano queste misure. Ma vediamo un po' quali sono gli strumenti di misura per misurare appunto questa concentrazione di particelle. La misura prevista dall'ARPA è una misura gravimetrica, in particolare c'è questa centralina gravimetrica dove l'aria viene catturata da questo camino, dove ci sono dei filtri che mi separano tutte le particelle che sono sotto i 2,5 e tutte le particelle che sono sotto i 10 micro. Le vengono lasciate un giorno in esposizione, poi questi filtri vengono presi e vengono misurati su delle bilance di precisione per darci appunto quella che è la concentrazione. Che problema hanno queste centraline? Queste centraline hanno il problema che sono ce ne sono poche, ad esempio in tutta la provincia di Napoli ne troviamo solo 6 e hanno dei tempi di campionamento molto lunghi, quindi queste ci vengono a dare quelle che sono delle medie in punti di aree geografiche molto grandi e non possiamo avere un'informazione locale e istantanea del PM. Beh, vi sono molti altri strumenti di misura, ad esempio qui ne ho riportati qualche categoria. Ci sono i TEOM, che sono riconosciuti ufficialmente dalle agenzie governative statunitensi e del Regno Unito, e queste come funzionano? Sono sempre una misura gravimetrica, però al loro interno, mentre ad esempio l'ARPA prende i filtri e li va a pesare su bilance di precisione, queste al loro interno hanno delle microbilance a oscillazione, quindi riescono a darci il dato da soli, sono autonome come centraline. La seconda categoria che ho riportato sono i BAM, che sono dei beta attenuatori. Che cosa significa? Beh, c'è un fascio di raggi beta, ovvero di elettroni, quando le particelle gli passano davanti attenuano questo fascio e quindi riesce a darci una misura che sono su medio orario, quindi ci dà un'informazione molto più veloce.
Un altro strumento di misura sono le quartz micro balance. Che cosa sono? Sono dei dischetti di quarzo con degli elettrodi in oro stimolate con un segnale alternato e in base alla massa che si deposita vanno a cambiare la loro frequenza e quindi ci danno un'indicazione su quella che è la concentrazione. Ultima categoria sono gli optical partner cap, di cui dedico la slide dopo. Voglio precisare, questi strumenti hanno dei costi esorbitanti, si parte dai primi, i Theom, che vi ho detto sono riconosciuti ufficialmente da agenzie statunitensi e del Regno Unito, che hanno un costo approssimativamente intorno ai $50,000, i secondi BAM invece hanno un costo circa i $20,000, e il QCM e gli OPC invece, in questo caso questo OPC è un OPC di buona fattura, hanno un costo che si aggira intorno ai 6-7 mila euro. Ma vediamo in particolare come funzionano gli OPC, perché sono il sistema che utilizzano i sensori low cost per andare a misurare quella che è la concentrazione di particolato. Ebbene, sono dei rilevatori ottici che sfruttano il principio dello scattering di linee. Che cosa voglio dire con questa cosa? Sulla destra c'è questa figura dove vediamo che quando una particella passa all'interno del nostro strumento, la luce prodotta dal laser viene diffusa. Noi andiamo a prendere in un angolo a 90 gradi in particolare, andiamo a prendere questa intensità e la mandiamo al detector, che non è altro che un fotodiodo. Ebbene, perché la andiamo a prendere precisamente a 90 gradi questa misura? Perché lo scattering di Mie ci viene a dire che quando le dimensioni della particella sono comparabili alla lunghezza d'onda, noi abbiamo un'emissione a 90 gradi di un certo tipo. Man mano che queste aumentano in dimensione le particelle, questa intensità viene a diminuire, la luce viene meno diffusa all'angolo di 90 gradi. Quindi, andando a raccogliere l'intensità della luce diffusa, si riesce a capire qual è la dimensione della particella che è passata. E andando a fare un conteggio di quelle che sono le particelle passate, possiamo dare una stima della massa che è racchiusa da questa formula. Gli OPC low cost hanno preso piede da una decina, una quindicina d'anni e sono degli oggetti che hanno un costo tra i 20 e i 300 euro, ma sono pochi quelli che superano i 100. Ad esempio questo è il primo, che è nativo della casa AlphaSense, costa intorno ai 300 euro, ma perché viene dotato di un software proprietario che ha una sua interfaccia per tutte le distribuzioni Windows e Mac. E che plug hanno questi dispositivi? Sono molto portatili e ci riescono a dare delle misure istantanee, ovvero con pochi secondi di campionamento io riesco a dare una stima di quella che è la concentrazione di particolato. Oggigiorno la comunità scientifica sta tentando di valutare quanto buone sono le misure prese da questi OPC, perché non se ne conoscono ancora le accuratezze e le precisioni. In particolare in Enea stiamo facendo delle misure su questi dispositivi. Allora, non potevo non dedicare una slide all'Enea. Che cosa facciamo in Enea? L'Enea è l'ente nazionale per lo sviluppo, le tecnologie e l'energia. Questa fa ricerca di base e applicata, fa studi sulle nuove tecnologie, fa delle ricerche e collabora con i privati e i pubblici per trasferire tecnologia, collabora con le regioni per le normative e la produttività sul territorio, fa formazione post-universitaria, e io ne sono un esempio, e fa comunicazione e promozione della ricerca, organizzando regolarmente anch'essa degli Open Day. Infatti, quando vengono organizzati questi, potete venire a Portici a vedere un po' i progetti che facciamo. In Enea abbiamo i laboratori DIN, che sono laboratori per dispositivi innovativi. Tra le tante cose di cui si occupano questi laboratori ci sono il monitoraggio della qualità ambientale. In particolare a sinistra vediamo una camera di caratterizzazione per il gas, dove si caratterizzano per l'appunto sensori
di gas che vanno a misurare CO, NO2, solfati e così via, tutti quelli che possono essere gas inquinanti, mentre a destra vediamo quella che è la camera di caratterizzazione che utilizzo per gli OPC. In particolare, in questa camera di caratterizzazione, dove qui vediamo un contaparticelle certificato con cui io vado a valutare se gli OPC contano bene o contano male, e sono tutti questi oggettini, qua ce ne ho 4-5 in camera in questa foto, andiamo a creare un'atmosfera quasi controllata. Perché dico quasi? Perché possiamo controllare certamente temperatura, umidità, ma capirete bene che l'iniezione delle polveri è una cosa molto difficile da controllare. Io posso rientrare in dei range, ovvero tenermi a basse concentrazioni, a medie concentrazioni, ad alte concentrazioni, ma di certo non posso dire no, voglio buttare 40 microgrammi al metro cubo e tenere quella concentrazione fissa. È una cosa difficilissima da fare. E quindi perciò abbiamo un'atmosfera quasi controllata. Per l'appunto il contaparticelle con cui vado a valutare come lavorano questi sensori è un contaparticelle per camere bianche, e quindi un contaparticelle, diciamo, certificato. In laboratorio ho testato vari sensori low cost e in particolare il NovaSense, con cui poi ho costruito l'air quality monitor di cui parlerò dopo, è stato uno degli strumenti che ha ottenuto i maggiori risultati rispetto al contaparticelle che avevo in camera. Qui ho riportato, a sinistra c'è il sensore, a destra c'è uno scatter plot tra il sensore e il contaparticelle certificato, e ho riportato i valori della correlazione per il PM2.5 e per il PM10. Questi valori che cosa ci vengono a dire? Ci vengono a dire che il sensore è molto ben correlato alle misure che dà il contaparticelle certificato, e quindi possiamo dire che è un buono strumento di misura. Beh, l'air quality monitor, come hanno anticipato Marco ed Ettore, è stato costruito con l'ausilio di un Raspberry Pi e di un GTAP, in particolare ho portato qui il link, semplicissimo. Allora, io vi racconto un po' di me. Prima di quest'anno, io ho iniziato il dottorato quest'anno, prima di questo io non ho mai programmato, quindi dire che sono principiante in programmazione è farmi un complimento, ma nonostante ciò, davvero Marco, nonostante ciò il TAP è talmente facile da installare che ci sono riuscito persino io, e quindi ve lo consiglio. In particolare, come funziona questo Air Quality Monitor? Ha uno script in Python che va a interrogare il nostro sensore, mette i dati in un file, per la precisione un file JSON. Questo file JSON viene interrogato da un web server che ci plotta questa pagina web. In questa pagina web che cosa andiamo a vedere? C'è un timestamp e ci sono due box, uno dedicato al PM2.5, uno dedicato al PM10. Che cosa sono questi numeri? Allora, portano in basso la misura di concentrazione in microgrammi al metro cubo. Invece questi numeri che vediamo, il 76 e il 20, sono un air quality index. Che cos'è quest'indice? Quest'indice è un indice che utilizzano un po' tutte le agenzie che si occupano di protezione ambientale, ed è stato definito dall'EPA, che è l'agenzia governativa statunitense, ed è un indice che è comune sia per il PM sia per i gas. Come funziona? Ha un rapporto lineare con la concentrazione in base a questa formula, dove i high e i low sono gli indici di soglia, e stessa cosa, CI e CLO sono le concentrazioni di soglia. Quindi riusciamo ad avere un numero univoco, sia che stiamo vedendo dei gas, sia che stiamo andando a vedere del PM per la qualità ambientale. Qui viene riportato uno schema dove ci sono le varie soglie. Ad esempio, se troviamo numeri da 0 a 50, siamo sicuri che la qualità dell'aria intorno a noi è una buona qualità dell'aria. Man mano che cresce, ovviamente diventa pericoloso stare in quegli ambienti. Poi ho riportato un po' di misure come esempio. Ebbene, la prima misura che vi voglio far vedere è una misura indoor collegata ai fumi da cucina. Beh, se vedete, questa è la mia cucina, qua c'è il sistema Raspberry sensore, e qua avevo un PC solo per monitorare, per vedere a schermo quello che succedeva.
Ebbene, i fumi da cucina sono un gigantesca sorgente per il particolato. Infatti vediamo in questi plot a destra che indicano il PM2,5 e il PM10, che questi vanno a superare tutte le soglie definite dal Light Quality Index. Quindi vi consiglio vivamente di accendere la cappa e di tenere la cucina ben ventilata quando ad esempio arrostite. Non cucino più. Però ti tieni la cappa accesa e ventila bene la stanza. Un altro esempio che vi ho portato di contaminanti indoor è un deodorante spray. In particolare qua una misura fatta nella mia stanzetta, spruzzo del deodorante spray e il sensore va subito a riconoscere aumentando di parecchio i suoi livelli. Anche questi superano le varie soglie dell'Air Quality Index. Però vediamo che mentre i fumi da cucina, vi voglio far vedere prima, hanno un tempo di decadimento molto lungo, questo significa che persistono nell'ambiente per molto tempo, i deodoranti subito decadono, quindi la loro composizione chimica fa sì che si depositino e non ne troviamo più traccia nell'aria. Invece a destra che cosa ho riportato? Ho riportato una giornata di misura che ho fatto nel mio ufficio. Beh, nel mio ufficio il particolato è quasi assente, c'è una buona ventilazione, non si fuma, ci entrano poche persone, quindi si hanno delle soglie bassissime. Infatti qui non vediamo nemmeno la linea gialla dell'Air Quality Index, significa che siamo tutto nel verde e c'è per l'appunto una buona qualità dell'aria. Qua invece ho voluto riportare una misura outdoor, ovvero una misura che ho fatto nel mio vialetto di casa, dove c'è il passaggio di poche auto. È un vialetto privato, quindi ci passano poche macchine. Ebbene, che cosa vediamo? Vediamo che il PM2,5 aumenta le sue concentrazioni al passaggio delle auto, perché questo l'ho fatto quando appunto sono passate delle auto, aumenta le sue concentrazioni, ma rimane comunque a valori moderati, supera di poco la prima soglia dell'Air Quality Index, mentre il PM10 non cresce di molto. Questo significa che i filtri antiparticolati che montano gli autoveicoli funzionano per davvero. Beh, in questa slide vi ho voluto portare un po' di link utili. Allora, c'è prima di tutto un progetto di cooperazione sui dati delle polveri, però viene realizzato con Arduino questo e non con Raspberry, che copre quasi la totalità della Germania e c'è gente in Sicilia che lo inizia a utilizzare, quindi c'è una buona infrastruttura e se volete potete collegarvi a questo sito. Qua ho riportato una guida per la realizzazione dell'Air Quality Monitor. Poi ho riportato un altro progetto, questo dovuto, sempre open source, dovuto ad Adafruit, ed è un progetto un po' più complicato, cioè che cosa va a integrare? Va a integrare un GPS per farci sapere dove abbiamo preso la misura e integra dei sensori di temperatura, umidità, pressione per il controllo meteorologico e correlare questi alle polveri che abbiamo in campo. Poi ho riportato un altro GitHub qui, dove c'è un arricchimento del front-end del GitHub di cui ho parlato durante la presentazione. Questo arricchisce l'interfaccia che vi ho fatto vedere mettendo un grafico e mettendo dei pulsanti con i quali possiamo scegliere quando accendere e quando spegnere il sensore. Beh, ringrazio tutti per l'attenzione e vi invito a leggere. Io sulla questione della cucina ci sono rimasto male, cioè, uno che campa di hamburger rosso è la fine, sono spacciato, il polmone viene in PM10. Prego. No, sono 6-7 domande. Vai, ok. Prego. Ma vieni qua, scusa, sei della famiglia, Giusto per il microfono. Lavoro all'osservatorio astronomico di Capo di Monte, dove abbiamo una centralina multisensoriale, tra cui fino a prima che si rompesse avevamo anche un misuratore gravimetrico piezoelettrico, che tra le varie controindicazioni ci ha fatto che ogni tanto potevi andare pulito, perché quando si è accumulata una certa soglia di particolato
chiaramente comincia come sai meglio di me, cominciano a misurare più bene. Vabbè, a parte questo poi si è rotto per altri motivi, perché quello prevede una pompa. Quello appunto che volevo capire è se poi questo genere di sensori, io ho visto tu fai due misure in PM2.5 e PM10, quindi cioè, come fanno a fare la doppia misura, scusami, perché quello di piezoelettrico tu in pratica andavi a modificare un beccuccio da cui succhia l'aria perché c'è una pompa e a seconda insomma del vortice che si crea cambi la dimensione del particolato. Io volevo capire, la mia domanda era come fa questo qui a misurare la diversa granulazione e se poi ha bisogno di manutenzione come l'altro tipo. Allora, la discriminatura della size delle particelle viene fatta per l'appunto con l'intensità della luce che viene scatterata. Come anticipato prima, lo scattering di mie è un processo fisico che cosa fa? Quando va ad incontrare una particella molto vicina alle dimensioni della lunghezza d'onda del laser che stiamo utilizzando, questa dà una luce diffusa a 90 gradi che è notevole, ha una buona intensità. Invece quando la particella cresce in dimensione, quindi arriva ad essere, qui c'è scritto R molto maggiore di lambda, questa intensità scompare, noi non vediamo più segnale. Quindi da particelle caratteristiche che hanno dimensioni da mezzo micron come la luce visibile fino a particelle di 10 micron, in base a quanta intensità misuriamo riusciamo ad individuare quella che è la size della particella e quindi riusciamo a discriminare se è PM2.5 o PM10. Per quanto riguarda la pulizia, questo non ha bisogno di molta manutenzione perché la particella arriva da sopra, viene valutata dal laser e poi viene espulsa direttamente, quindi non ha bisogno di una grossa manutenzione. Cioè piccoli campionamenti, non è come il vostro, c'erano dei campionamenti abbastanza elevati, sì. Questi campionano poca aria. E poi non trattengono particelle, quindi è difficile sporcarli. Okay. Grazie. Ci sono altre domande a riguardo? Noi comunque oggi giustamente ci farai vedere il dispositivo, certo. Quindi comunque oggi faremo un approfondimento, una verticalizzazione su questo argomento che comunque già in acquisizione, quindi noi oggi pomeriggio vedremo i risultati. No, poi tra l'altro ci tenevamo insomma a questo argomento perché ovviamente a parte l'utilità e l'impatto è comunque davvero importante. Ok, Luigi, grazie. Grazie a voi. Grazie.